Buonasera, ci presentiamo per la prima volta. Intanto una domanda personale, nel 2016 eri vicinissimo a vestire la maglia dello Spezia, poi è andata come è andata, cioè sei arrivato un po' di anni dopo, insomma, l'esordio è un esordio importante, io ho contato 7-8 palle prese in spalla alla porta, punizione e ripartire. Mi è sempre mancata questa squadra da Bolzano, prima giornata fino ad oggi, insomma, quindi complimenti, immagino che anche la forma fisica non fosse proprio eccellente, visto che insomma è normale, no? Quando però partire così ha detto di tutto è il modo migliore, no? Buonasera intanto a tutti. Partire così è fondamentale, troppo importante. Io non avevo seguito tanto lo Spezia come squadra, perché comunque mi concentravo più alle avversarie prima. Però sono veramente contento, soddisfatto, perché ho visto una squadra viva, una squadra con un'anima, nonostante la classifica, quando fai queste prove, soprattutto di carattere, vuol dire che la squadra c'è e questo deve essere il punto di partenza. Dobbiamo partire da qua, perché comunque, come ho detto ai ragazzi dopo la partita, la montagna si inizia a scalare dal basso, però così, con questa mentalità, sono convinto che ce la faremo. Ciao Diego, ti chiedevo questo: come è stato il tuo approccio in squadra? Da pochi giorni che sei arrivato, ma sembra che giocavi da una vita, nello Spezia, per come ti sei approcciato, per come anche hai apportato quell'esperienza che credo sia fondamentale in questa squadra. Ma come mi sono sempre approcciato, essendo me stesso? Credo che questo sia un gruppo giovane che ha bisogno di gente che li trascina con carattere, e poi quando vedono altri giocatori da tutto viene anche più facile a loro dare qualcosa in più. In questo momento c'è bisogno di questo, di stare uniti, compatti, è una vittoria fondamentale. Ho fatto 2 allenamenti con la squadra, è stata una settimana trasloco, hotel, carico, scarico. Non avevo mai avuto i crampi in vita mia, ho avuto i crampi oggi, quindi a livello emotivo ho lasciato una piazza che veramente amavo tanto, un gruppo stupendo. Però se non avessi creduto al 150% di potermi salvare, sono onesto, non sarei mai venuto, per come sono andato qui. Quindi ci credo fortemente, credo nel gruppo, credo nel mister, la persona più adatta per questa situazione, allenatore forte. Quindi continuare così, testa bassa, testa alta e positività. Grazie. Ti chiedo, sei arrivato in una squadra che tutti noi insomma stiamo descrivendo come una squadra con ancora piena di scorie, della retrocessione, anche se stanno andando via alcuni giocatori magari proprio che arrivano alla retrocessione. Ecco, come invece qual hai trovata? Cioè, hai trovato una squadra proprio che c'è difficoltà anche mentale, oppure secondo te basta poco anche per rialzarlo? Ma io ho trovato una squadra, un gruppo positivo, con il sorriso. Chiaramente la posizione in classifica conta, però l'importante è, io credo, pensare partita dopo partita. Ho visto una squadra viva, io credo che una squadra con difficoltà non fa queste prove qua, di carattere. Poi il gioco, però ad oggi serve quello, carattere, vuol dire che è una squadra viva, una squadra che ha un'anima, e credo che sia fondamentale per uscire da questa situazione. Quello che mi ha incuriosito è che cosa è scattata nella mente, navigavi in una buona squadra, tranquilla, che puntava a venire in una con tantissimi problemi in fondo alla classifica. Qual è la molla che è scattata in faccina? Perché tanti hanno rifiutato. Sì, io sono onesto, a me piace investire, mi piace giocare a calcio. Quindi anche in passato, se posso vi racconto un aneddoto, andammo in Europa League con il Sassuolo in Serie A, feci 25-26 partite. L'anno dopo c'erano 5-6 squadre che mi volevano, sempre in Serie A, e c'era il Crotone che vinse il campionato, quindi neopromossa, una squadra non costruita per la salvezza. Poi nel calcio può succedere tutto. Io già avevo squadre affermate in Serie A, ho deciso di andare a Crotone.
poi è andata come è andata. Quindi io credo che l'importante è sentirsi le cose, come ho detto prima, non sono venuto qua a passare 4 mesi di brutti, sono venuto qua per cercare, perché sono convinto che con il mio contributo, non so, il Messia, quindi posso dare una mano per cercare di arrivare a tutti i costi alla salvezza, perché ad oggi l'obiettivo più importante per la salvezza della squadra, della città, dei tifosi, della società, è portare questa squadra sicuramente in salvo. Sì.